Bene, benvenuti a tutti, grazie di aver accettato l'invito di partecipare a questo webinar, il primo di una serie che ci accompagnerà nei prossimi mesi. Io sono Zoe Romano di WeMake, sono qui con Fiorenza Lipparini, la nostra ospite. Dall'altra parte dello schermo, oltre a voi che assistete e vi siete iscritti, c'è Serena Cangiano che parteciperà con noi e ormai insomma, ha supportato e abbiamo costruito questo percorso di webinar che ci accompagnerà nei prossimi quasi un annetto, 9 mesi. Adesso io condivido un paio di slide di introduzione, poi passo la parola a Fiorenza. Allora, share screen. Bene. Allora, come vedete tutti le slide? Come anticipato nella comunicazione sui social e sul nostro sito, questo è un percorso che sta all'interno del progetto europeo finanziato dalla Comunità Europea Digital Social Innovation ed è un percorso che cerca di creare, diciamo, connessione tra progetti che dal basso vogliono essere attivi nell'innovazione sociale utilizzando strumenti digitali. In particolare, come WeMake ci occupiamo di un cluster specifico che è quello di progetti che si occupano di health and care, però in particolare nel nostro percorso di webinar diciamo, non ci focalizziamo solo su quello, perché pensiamo che comunque l'ecosistema dell'innovazione sociale digitale debba toccare vari argomenti. L'obiettivo di questo Learning Journey, come abbiamo chiamato, è quello di vedere e di capire insieme come attraverso questi momenti informali, brevi, che è fatto di momenti fisici, abbiamo organizzato dei workshop e questa è la prima volta che facciamo un webinar, ciascuno di noi partecipando può essere contaminato, ispirato nei propri progetti o nei propri percorsi professionali e magari intercettare nuovi partner oppure trovare una nuova roadmap per il proprio progetto oppure scoprire che è possibile sviluppare il proprio business model in una determinata direzione, scoprire una nuova soluzione tecnologica, perché no, affronteremo anche dei temi che riguardano proprio anche la produzione di progetti, oppure addirittura molti di voi che si sono iscritti, mi hanno segnalato, non ho un progetto, ma magari nel futuro ne faranno alcuni. Insomma, potrebbe essere anche conoscendoci un'occasione per sviluppare nuovi progetti in Italia o nel territorio più vicino qua a Milano. I partner del progetto europeo Digital Social Innovation, che è il nome formale di SI4U, sono Nesta come capofila, poi abbiamo tre Fab Lab, noi di WeMake qui a Milano, VAG Society, che hanno anche un Fab Lab, ma sono anche molto di più, sono con base ad Amsterdam, IAC del Fab Lab a Barcellona, e poi abbiamo tre altri partner, Better Place della Germania, IPANSTO Foundation da Varsavia e Barcellona City Council. In questo contesto, quello che noi cerchiamo di fare, ciascuno dei partner creerà dei momenti di formazione tipo questo e insieme cercheremo anche di creare degli eventi che chiamiamo di cross-pollination e quindi ci sono delle persone che stanno creando progetti non in Italia ma all'estero. Quando ho conosciuto Fiorenza, in realtà la maggior parte della tua attività era all'estero, quello anche in questi anni il mio percorso è stato anche quello di conoscere un sacco di italiani che all'estero stavano sviluppando progetti interessanti e portare le best practices in Italia secondo me è fondamentale. Questi momenti di condivisione ci servono anche a questo. Come abbiamo scritto nella mail, avendo tempi molto ristretti, se avete delle domande impellenti fatele in chat. La chat condivisa, il bottone in basso a destra. Avremo un momento di Q&A verso la fine, quando Fiorenza avrà, diciamo, finito di farci la sua panoramica. E
e avremo un momento di, diciamo, condivisione di un case study che, in cui, diciamo, andremo nella pratica, non solo nella teoria, a capire cosa si sta, di cosa si sta parlando e come, quali sono gli strumenti utili. Quindi bando alle ciance, diamo la parola a Fiorenza, grazie di aver accettato questo invito, è stato veramente... è stato, diciamo, questo è un tema che sempre di più sta ricorrendo anche nei contesti europei, anche in Italia stanno iniziando a parlarne. Ne parlano soggetti grossi, in misurazione di impatto ne stanno parlando in tanti. Secondo me è importante riuscire anche noi ad assumere un alfabeto, a orientarci in questo contesto. Quindi grazie di, insomma, aver ritagliato un po' di tempo nella tua vita frenetica per averci dato questo spazio. Grazie a te, buon pomeriggio a tutti. Sono Fiorenza, Gavaglio, come diceva Zoe, sono appena rientrata in Italia ufficialmente domenica scorsa. Quindi comincio domandandovi perdono, le slide sono in inglese, ma il mio team è ancora in gran parte basato a Londra e quella è la lingua di lavoro. Quindi mi scuso per questo, però insomma più o meno immagino che tutti siate assolutamente familiari con la lingua, che è la lingua un po' di lavoro dell'impatto sociale, dell'innovazione sociale digitale degli ultimi decenni. Diciamo che l'America da una parte e il Regno Unito dall'altra sono stati un po' i front runner di questo movimento, il che non vuol dire che tutto ciò non esista. Anche nel resto d'Europa, spesso anche in modo più innovativo di quanto non si faccia, in Inghilterra non gli state, ma loro sono più bravi nel marketing e parlano la lingua che tutti parlano. Allora, parto con una definizione di che cos'è la misurazione dell'impatto sociale. Due parole sul perché è importante, cioè quali sono le ragioni per cui ci si dovrebbe interessare alla misurazione del proprio impatto sociale, anche dal punto di vista di chi è interessato all'innovazione sociale digitale. Un piccolo focus su una di queste ragioni, l'impact investing, che è una particolare tipologia di finanza che sta diventando sempre più importante. E poi, come anticipava Zoe, un po' di hands-on sulle varie metodologie disponibili, esemplificate su dei case studies, su uno dei quali condiviso fatto un po' a question and answer tutti insieme. Allora, sulla definizione, io ne ho presa una un po' a caso, qui il messaggio principale, il primo è non esiste una definizione su cui tutti sono d'accordo di che cosa sia la misurazione dell'impatto sociale, perché non esiste una definizione su cui tutti sono d'accordo di che cosa sia l'impatto sociale. Lo stesso vale per l'innovazione sociale, lo stesso vale per l'innovazione sociale digitale. Having said that, questa è la definizione della Croce Rossa internazionale e ci dà un'informazione importante, che al di là di tutto si tratta di uno strumento per efficientare quelle che sono le attività della nostra organizzazione, del nostro progetto. A me personalmente la definizione che piace di più è quella del SROI, Social Return on Investment, che è una delle metodologie a cui guarderemo dopo e che è più o meno prendere seriamente la domanda: Are we doing any good? Stiamo facendo bene il nostro lavoro? Pensarci seriamente. Alcune cose, informazioni di massima da avere sempre presenti quando si incomincia a pensare all'impatto sociale che si fa. Può essere positivo o negativo, può essere pianificato oppure totalmente non previsto, può essere diretto o indiretto e può essere a breve termine o a lungo termine. Questo per darvi un'idea che si tratta di un campo complesso, quindi ci sono molte più domande che risposte, ma questo è vero per quasi tutto ciò che è innovativo, quindi non ci spaventa troppo. Perché è importante? Per una serie di motivi che sono fondamentalmente squisitamente commerciali e di policy. È importante perché in tutto il mondo, ma in particolare in Europa ultimamente, i regolatori a livello europeo, a livello nazionale, ma anche a livello locale, si stanno guardando intorno per capire come sviluppare un'infrastruttura che gli consenta di base di spendere meglio i loro soldi, ovvero di contribuire con donazioni o con contributi a fondo perduto, ma sempre più anche con strumenti finanziari
a quei progetti, a quelle organizzazioni che non solo possono dimostrare di essere sostenibili economicamente, quindi di non sparire, di non dissolversi nel nulla nel momento in cui finisce il finanziamento, ma anche di essere in grado di riprodurre con una certa costanza certi impatti sociali, di portare gli utilizzatori o i beneficiari di un certo servizio, di un certo prodotto, ad esperire un'esperienza sociale, un progresso grazie a questo servizio qua, o a questo prodotto che è ripetibile più o meno. Perché è importante dal punto di vista di chi fa la misurazione? Perché chiaramente è uno strumento che ti consente di diventare più efficiente, di rispondere meglio alle esigenze di quelli che sono i tuoi beneficiari e i tuoi clienti, ma anche di comunicare all'esterno e all'interno e quindi di adattare, migliorare, mantenere, essere fedeli alla propria mission, a quello che è la ragione per cui si è incominciato a fare un lavoro, un prodotto, un progetto. Come dicevamo prima, il motivo forse più interessante in questo momento è che si sta sviluppando con un fattore di crescita abbastanza impressionante una nuova dimensione di quella che è la finanza, che è la finanza ad impatto, ovvero una serie di strumenti che si colloca su uno spettro molto ampio che va dalla donazione pura, diciamo, alle fondazioni tipicamente o alle società filantropiche, fino a strumenti finanziari commerciali di debito o di equity, in cui il capitale viene dato a costi inferiori, purché si dimostri che ci sia una dimensione invece di ritorno sull'impatto sociale o ambientale. Per darvi due numeri, e non ci concentriamo ovviamente su numeri in sé per sé, ma a snapshot, si tratta di un mercato che tra il 2014 e il 2016, se lo consideriamo in senso molto stretto, è duplicato. E per senso molto stretto, diciamo solo equity e solo dove c'è un framework di misurazione di impatto molto solido. Se invece guardiamo a tutti quegli strumenti che fanno negative screening, quindi che non vanno a investire in società che sono dannose per l'ambiente o per la società, si tratta già di 23 trilioni con una crescita del 25% negli ultimi 2 anni. Questi sono dati globali, ma raccolti per lo più in America, quindi non guardano con, se vogliamo, sufficiente attenzione ai dati europei, e qui c'è un problema enorme di mancata organizzazione di raccolta di queste tipologie di dati, ma si sta risolvendo, si stanno facendo delle cose per tenere sott'occhio questo mercato a partire dall'Inghilterra. Però sappiamo che c'è una fortissima volontà da parte dei governi, dei policy maker, di incoraggiare questo tipo di strumento. E quindi sia dal pubblico che dal privato saranno disponibili sempre più capitali a prezzi sempre più convenienti per coloro che sono in grado di dimostrare il proprio impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Questo è Just quickly, a livello europeo, il mese scorso sono uscite le proposte della Commissione per il prossimo budget europeo, cioè quello che deciderà quali politiche e con quanti fondi si lavorerà dal 2020 al 2027. L'impatto sociale, insieme alla parte sociale dell'innovazione digitale, sono stati tra i settori che hanno avuto più crescita a livello di proposta dei fondi, tant'è che il grande fondo per le infrastrutture sociali europee, il piano Juncker, ci saranno 4 miliardi a disposizione per l'impatto sociale, che sono cifre abbastanza rilevanti. Calcolate che non esisteva 10 anni fa tutto questo settore, fondamentalmente. Next step, quali sono gli strumenti del mestiere? Come vi dicevo, non esiste una metodologia affermata sufficientemente trasversale a tutti i settori, però
però ci sono dei principi che incominciano a essere veramente condivisi. Questi principi che riguardano anche quella che è la serietà con cui viene fatta una valutazione di impatto ci dicono che si parte sempre dall'organizzazione, che poi può essere incoraggiata dalla volontà di un investitore o di un donatore o di un regolatore di avere una reportistica sull'impatto che si ha, ma che non funziona se non è la stessa organizzazione a considerare importante. Questa organizzazione di solito ha dei costi che le consentono di implementare certa azione, offrire dei servizi educativi, assistere dei malati cronici, dare un software cloud gratuito alle startup, and so on and so forth. Queste attività si trasformano in outputs, ovvero in una serie di attività che clienti o beneficiari di servizi fanno, partecipano, non subiscono, ma a volte sì. Queste outputs di solito hanno una conseguenza, allora nel caso di un training un aumento di skills o di capacità, nel caso di un servizio per un malato cronico un miglioramento della qualità della vita, una regressione nel bisogno di utilizzare farmaci o di vedere il medico, e si possono fare mille esempi. L'outcomes è quello che la misurazione di impatto va veramente a misurare, quindi quando pensiamo ai progetti europei ci chiedono il numero di partecipanti a un'attività di training, questo non è un output, è un output, non ti misura l'impatto, ti dice solo come hai speso i soldi, ma se tu non vai a vedere come il tuo partecipante è poi migliorato, o magari ha trovato lavoro, o magari ha trovato un altro corso, non stai facendo una misurazione di impatto, stai solo facendo una reportistica. Sia sugli outcome ci sono una serie di indicatori che poi possono essere finanziarizzati o no, tutto insieme questo ci dà la valutazione di impatto. La valutazione di impatto ha senso se e solo se è usata dall'organizzazione per andare a migliorare, cambiare i suoi servizi, per essere più, come dire, adatti a realizzare gli outcome che la missione le impone. Una brevissima carrellata sulle varie metodologie, ce ne sono a decine, non mi ci soffermo a lungo, poi nel Q&A se siete interessati, benissimo, Zoe ha detto, c'è spazio per le domande, ecco, ovviamente sono a disposizione, vi lascerò i miei contatti se avete bisogno di approfondimenti, però diciamo due cose, ci sono due scuole fondamentalmente, una è quella americana e una è quella europea, e come su quasi tutto nella vita sono abbastanza diverse a partire dai principi. Questo storicamente deriva da una fondamentale diversità in come si inquadrano le strutture del terzo settore, che sono quelle che bene o male hanno veramente spinto per portare a sviluppare degli strumenti che potessero consentire di misurare il loro impatto positivo o negativo, perché questo è il loro core business, avere un impatto positivo sulle persone, sulle comunità. In America la divisione vera è tra for profit e not for profit, quindi c'è una diversità nel modo in cui questi enti sono regolati, nel modo in cui pagano le tasse, nel modo in cui sono incentivati, nel modo in cui sono classificati a livello federale. In Europa non c'è una differenza così netta tra not for profit e for profit, c'è un terzo settore, soprattutto di stampo corporativo, quindi cooperativo, che è un po' for profit e un po' not for profit, e c'è, se vogliamo, più dialogo, anche più sistema tra il pubblico, il privato e il terzo settore. Questa differenza, se vogliamo, squisitamente giuridica, in principio si traduce nel fatto che mentre in Europa si tende a usare la stessa metodologia, indipendentemente dal fatto che tu sia una for profit, una not for profit o un pubblico, in America c'è una divisione molto netta a seconda di chi è, di qual è la forma giuridica in cui è organizzato il soggetto proponente. In questa slide, che è un po' una lista della spesa di quelle che sono le
tecnologie più utilizzate negli States. Abbiamo la B Corp, che si sta espandendo sempre di più anche in Europa, c'è anche un capitolo italiano che ha cominciato recentemente ad operare, che è nata proprio perché le for profit non si sentivano messe nella possibilità di dimostrare il proprio impatto positivo sulla società, perché non era richiesto. Il contratto sociale era: date lavoro, pagate le tasse, create dell'economia, più di questo non vi si chiede. Con questa certificazione esterna, tutte queste imprese vanno attraverso un questionario che più o meno sono tra le 200 e le 400 domande, in cui gli si aiuta a capire qual è il loro impatto sulla forza lavoro interna, sulla supply chain, sulle comunità e, nel caso di grandi imprese globali, sulla filiera lunga. Più o meno lo stesso si può dire del GRI, che è la Global Reporting Initiative, che è quella che tutte le grandi imprese sono quasi obbligate a fare ormai e che ha a che vedere con la Corporate Social Responsibility. Il GIRS è la versione per i fondi a impatto sociale. Demonstrating Value è una delle tante per il terzo settore. Questi sono invece la versione un pochino più europea. Anche qui ci sono molti strumenti diversi. Probabilmente il più diffuso è il Social Return on Investment, che ha una teoria del cambiamento, a differenza della maggior parte dei metodi americani, mette molto focus, molto stress sui diversi stakeholders, i diversi pubblici che contribuiscono al successo sociale dell'impresa. Quindi non c'è solo l'organizzazione proponente, impresa o pubblico, terzo settore, e il suo cliente, cioè l'organizzazione proponente, ci sono le comunità che ruotano intorno, più o meno vicine, più o meno strumentali al perseguimento di un impatto sociale positivo, ci sono gli investitori, c'è tutta la supply chain a mondo, ci sono i beneficiari, le loro famiglie, le comunità cittadine, cioè è molto più ampio il range di stakeholder che si considera, c'è un approccio più sistemico. Una cosa importante da tenere a mente, queste sono altre framework velocemente adottate da varie organizzazioni internazionali, ma che più o meno rispondono al principio che si tratta di strumenti che vanno tarati sulla missione dell'organizzazione e su i differenti pubblici che si va a toccare, più o meno solidamente dal punto di vista di come questo si fa, ogni quanto si fa, con che solidità di dati. Piccolo focus sullo SROI. Questo metodo, come la maggior parte al giorno d'oggi dei metodi di valutazione di impatto, ha qualcosa che ha un ostacolo e una forza allo stesso tempo, ovvero a un certo punto il raggiungimento meno di un determinato risultato sociale, aumento di skills, guarigione di un malato, diminuzione della solitudine, aumento dell'inclusione, integrazione lavorativa, chi più ne ha più ne metta, deve essere tradotto in un proxy finanziario. Questo perché è successo? Perché nessuno ha preso veramente sul serio l'impatto sociale finché non siamo stati in grado di dimostrare che aveva un valore economico, perché il valore economico è quello che quasi tutti capiscono, ma soprattutto lo capiscono quelli che hanno il capitale, che poi è necessario per far crescere organizzazioni innovative. Come attribuisci un valore finanziario a outcome che sono tantissime volte intangibili, oppure, come nel caso delle imprese innovative, veramente difficili da definire e prevedere, è fronte di scontri infiniti. La notizia da ritenere è che ci sono varie metodologie più o meno solide, ognuna ha dei pregi e dei difetti. Quello che impari stando un po' sul campo è che qualsiasi metodologia, purché trasparente, condivisa e aperta a essere migliorata man mano che la comunità impara e cresce, va bene. Qual è il problema di questo settore dell'impact measurement
in America moltissimo, ma un po' anche in Europa, è un settore chiuso. Cioè chi ha incominciato a muoversi in questo campo e a mettere insieme dei framework per la valutazione di impatto ha pensato di farci dei soldi sopra, facendo consulenza su come misurare il proprio impatto, e quindi ha chiuso l'accesso a tutti i dati, ha chiuso le varie metodologie di misurazione di questi proxy. Su questo ci sono stati dei progressi, la Social Return on Investment Network, che in Italia è rappresentato da Human Foundation e che ha dei capitoli più o meno in tutto il mondo, ha contribuito molto cercando di far aprire. Però adesso vedremo poi nei case study inferire i valori finanziari dalle gas e degli outcome sociali in modo più o meno rigoroso. Non è rocket science, sono regressioni econometriche per lo più, ma sono sempre molto faticose e molto time consuming da fare, anche perché spesso i dati non sono semplici da recuperare. Questa mancanza di dati ha paralizzato il settore per anni e nessuno paga per avere una misurazione di impatto sociale, quindi è stato proprio un wrong business model, e si pagano ancora oggi un po' le conseguenze sul fatto che sia stato un wrong business model. Dal punto di vista di cominciamo a ragionare su come si fa una valutazione di impatto sociale, una prima distinzione importante, l'abbiamo vista anche nelle definizioni, e sono gli impatti diretti e indiretti. Sono tutti e due assolutamente prevedibili e tutti e due più o meno seriamente calcolabili. Quelli primari, la differenza, sono quelli sul tuo cliente diretto, sul tuo beneficiario diretto, come vai a incidere nella vita delle persone con cui vieni a contatto facendo impresa, e dico impresa semplificando, ma un progetto, un servizio. Questi benefici sono di solito moltissimi e tu non monitori tutto quando fai una valutazione di impatto, devi ragionare su quali sono quelli veramente importanti per te. Possono essere finanziari o non finanziari, se stai lavorando su trovare impiego per le persone è facile fare il proxy finanziario, lo stipendio di questa persona. Se stai lavorando sull'autostima è un po' più difficile fare l'equivalente, poi vedremo i metodi. Ci sono degli impatti indiretti, che sono quelli che vai a misurare su uno staff work, cioè tutte quelle organizzazioni o persone che non sono direttamente tuoi clienti, tuoi beneficiari, ma se tu hai successo loro hanno un guadagno, tipicamente le famiglie del malato o lo Stato che pagherebbe dei benefit se tu non fossi in grado di impiegare o formare una persona. Come vi accennavo già, monetary equivalent, moltissimi metodi diversi, poi ne vedremo uno quando facciamo insieme, ne vedremo diversi quando facciamo anche studies. Quello che viene forse usato di più, quantomeno in UK, ma sempre di più anche per chi fa impact investing, è questo well-being evaluation method, che ti dà un equivalente finanziario di quanto reddito addizionale tu dovresti avere per raggiungere i livelli di benessere che raggiungi grazie a un determinato servizio, e lo fai su grandi numeri con dati Istat sul household survey, che ti danno informazioni sui livelli di educazione, income, salute, condizioni di housing and so on so forth, comparato con random aumento delle finanze, tipicamente se sono i dati delle lotterie. Non ti danno mai la personalizzazione di quel servizio rispetto a quel livello di benessere, ma ti danno una robustezza statistica tale da pensare che effettivamente possa funzionare come buon proxy sui grandi numeri. Adesso ci siamo. Passiamo a un po' di esempi di che cosa vuol dire per le organizzazioni che fanno cose diverse misurare l'impatto. Molto velocemente, li ho presi inglesi anche qui perché c'è una tradizione di misurazione di impatto, quindi è più facile trovare dei casi, ma ce ne sono mille anche nel resto di Europa. Questa è una impresa sociale che si occupa di fare in modo che ragazzini che vengono da zone disagiate in Inghilterra e che tendono
vengono da mandare la scuola prima di finirla, siano accompagnati per un periodo di 5 anni, quindi molto impegnativo, longitudinalmente come programma, evitando l'abbandono scolastico, migliorando le performance e quindi dandogli la possibilità di accedere all'università con delle borse, altrimenti difficilmente accederebbero all'università, oppure di trovare più facilmente un impiego. Lo fanno cioè con un one-to-one counseling e con tanto lavoro di comunità attorno, che adesso qui non è sintetizzato, ma se ci fermiamo sulla parte della valutazione, l'idea è qual è il modello di cambiamento, cioè da che situazione A a che situazione B vuoi arrivare? Vuoi arrivare da ragazzino a grande rischio di abbandono scolastico a ragazzino che continua con gli studi e poi trova un lavoro. Quindi c'hai uno sviluppo anche degli outcome che ha dei gradini intermedi. Quindi lavori su hard data, abbandona o non abbandona, continua gli studi o non li continua, trova un lavoro o non trova lavoro, ma anche su soft data, perché tutto ciò è dipendente da lui avere una buona autostima, lui avere abbastanza da mangiare, da potersi concentrare, lui avere dei genitori che lo fanno studiare invece di portarlo a lavorare, and so on and so forth. Come misuri tutto ciò? Qui vedete i risultati, in realtà i risultati sono per far vedere quali tra gli infiniti outcome che avremmo potuto misurare sono stati scelti. E sono il non dropout, ovviamente. Il miglioramento di comportamento, questi erano ragazzini di solito con famiglie un po' disagiate alle spalle, con comportamenti aggressivi. I risultati negli esami, nell'equivalente dell'esame di maturità, e il fatto che abbiano trovato un'occupazione oppure che sono andati all'università, misurato a 18 e 24 mesi dalla fine del programma. Quindi c'è una serietà nel seguire l'evoluzione di una stessa persona per 5 più 2 anni, 7 anni. Chiaramente si tratta di operazioni molto onerose, cioè sono 7 anni di misurazione prima di poter dire ok, ho avuto un impatto, non ho avuto un impatto su questi outcome. Su alcuni ovviamente sono più immediati, quindi è sempre un mix tra short term e long term, su altri sono meno immediati. In questo caso la misurazione è stata sponsorizzata dal governo, che voleva capire se estendere o meno questo programma a tutte le scuole delle comunità in cui la family income era inferiore a una certa soglia. Hanno fatto un randomized control trial, quindi classi simili che non avevano questa metodologia sono state seguite per 7 anni per vedere se effettivamente c'era una differenziazione. Questo è assolutamente il più scientifico dei modi di valutare l'impatto che piccole organizzazioni, soprattutto, possono stare 7 anni a raccogliere dati loro, di un altro control group che non fa il programma, di altri due che lo fanno, è fortemente improbabile. Quindi di solito si fanno delle cose un pochino meno impegnative, si selezionano di solito da 1 a 3 outcome, si misura normalmente annualmente o a 6 mesi dalla fine del passaggio di un programma. Mano a mano che però si va avanti e si cambia in corsa alla luce del risultato dell'anno precedente, i dati longitudinali crescono, quello che si è notato nelle ancora poche realtà che misurano il proprio impatto sociale da più di 5 6 anni è che effettivamente chi fa seriamente questo esercizio cambia molto spesso gli outcome di eccellenza e si rende conto che pensava che il proprio valore aggiunto stesse su una certa azione, invece il proprio valore aggiunto stava su cose abbastanza diverse. Vi do questo lo saltiamo. Un ultimo che sta prima di passare a quello da fare insieme. Questo sono mock number, però proiezioni abbastanza realistiche di un programma di alternativa al carcere, ovvero di inserimento lavorativo di detenuti nella filiera delle costruzioni su un progetto
di sviluppo urbano grosso, quindi in tutta la supply chain della costruzione, più tutti i servizi che servono quando hai un grande cantiere. L'idea l'idea interessante è che è un'azione di sistema, nel senso che c'hai un ministero, un comune, una regione, un carcere, una grande impresa che si fa intermediaria di un sistema di 200-300 imprese, più delle organizzazioni del terzo settore che si organizzano per dare training e per seguire questi detenuti mano a mano che imparano a mettere e cominciano a lavorare lungo una serie di anni e che lavorano tutte per ottenere un determinato outcome sociale che è il miglioramento della qualità della vita delle persone che vivono in carcere e nel caso siano in uscita il loro reinserimento nella società. Cos'è importante? Allineare gli incentivi. Questo funziona e le imprese, il ministero, il comune, la regione si pregano, hanno la briga di coordinarsi, che non è facile. Ho un progetto che ho seguito personalmente, it takes time. Perché? Perché ovviamente la sovrappopolazione delle carceri è un problema, perché ha un costo molto alto, perché inserire questi lavoratori ha dei benefici indiretti che si traducono in un grosso risparmio per lo Stato. In più, la regolamentazione, che è una parte importante di tutto il mondo dell'impatto, ci dice che le industrie che assumono persone disabili o persone ex carcerate o persone con un background socio-economico molto sfidante hanno delle detrazioni fiscali quasi del 100%, quindi è un win-win per tutto il sistema. Qui, proprio perché è un pilota che si spera diventerà una prassi per tutte le carceri e che si estenda oltre la catena dell'industria delle costruzioni a un po' tutte le industrie possibilmente, è stata impostata una valutazione di impatto molto, molto rigorosa, molto compressa, che parte da un cost-benefit analysis dove gli outcome non monetari sono stati calcolati applicando questo well-being evaluation method che si fa su il benessere del singolo carcerato, ma anche su quello di chi si muove intorno a questi carcerati nelle imprese, ma anche sugli soft skills del training, ma anche sull'impiego, ma anche poi pian piano sul sistema indiretto in termini di risparmi dell'industria e di risparmi dello Stato. Ovviamente non vi propino tutta la metodologia, però questo solo per dire che sono stati fissati degli obiettivi prima ancora che si cominciasse a implementare e che questi obiettivi verranno seguiti nel tempo con l'idea che sia uno strumento di management, di una partnership molto complessa che contribuisca a migliorarla e quindi anche a renderla replicabile ed estendibile in contesti leggermente diversi. E qui ci sono tutte i calcoli. Passiamo al caso concreto. Questo, come premessa, fino ad ora la valutazione di impatto è stata appannaggio, come diceva già Zoe, soprattutto di grandi realtà pubbliche o private, oppure di volontà molto dire di fondazioni che hanno voluto vedere se funzionava o non funzionava, per esempio nel caso dei social impact bond, cioè quando provi dell'innovazione finanziaria che si basa sul raggiungimento di un outcome sociale, chiaramente la misurazione di impatto è alla base, se no non gli dai soldi. In questo caso sono state fatte queste valutazioni. A livello di piccole società o di piccoli progetti si è incominciato recentemente e quello che dicevamo è meglio un outcome che zero outcome, meglio un non finanzializzato che nulla in tutto. Ci sono mille modi di farlo, si può cambiare in corsa, è importante che sia vissuto come uno strumento di miglior comprensione di se stessi e dei propri servizi, dei propri pubblici e del proprio mercato, ma sempre di più anche come un possibile strumento per trovare un business model, cioè per posizionarsi sul mercato e quindi ad avere un accesso a fondi o a clienti che senza questo esercizio rimarrebbe vuoto, cioè non succederebbe.
io so che è stato condiviso il caso e abbiamo anche una delle persone. Esatto, sì, abbiamo qua Maddalena, che invito a mettersi su unmute. Ciao Maddalena. Maddalena. Ciao. Allora, Maddalena segue tra le fondatrici di questo progetto, Sopra Sotto Milano, è un progetto che ha, diciamo, asilo, tra virgolette, auto-organizzato, che ha già 5 anni di vita. Quindi, secondo me era interessante. Con anche degli up and down. Se magari Maddalena in qualche minuto, non sprechiamo troppo tempo, però... Minuti vi racconto velocemente. Sì. Pronto? Ci dà, vabbè, chiaramente esigenze... Mi senti? Sì. Ti se, sentiamo. Se vuoi togliere il video, che magari... Ok. Anche... Tanto ti sentiamo. Ok, proviamo a vedere se così si sente meglio. Sì, meglio. Sì. Ok, nasce 5 anni fa da un gruppo di genitori che appunto non essendo riusciti a entrare nelle comunità, nelle grandi città, e hanno deciso di auto-organizzarsi e costruire un, chiamiamolo nido, anche se teoricamente non dovremmo chiamarlo così, infatti noi lo definiamo per non andare a sovrapporsi a anche una normativa che non è la nostra, no? È fatto accoglie 10 bambini all'anno, quindi 10 famiglie che hanno questo problema e che dà la possibilità attraverso una cura a tempo terminato di 2 educatrici di diciamo creare una definirei o comunque una soluzione a questa carenza di spazi all'interno delle strutture pubbliche. Esatto. Molto semplice, nel senso che le diciamo le quote associative dei genitori che ogni genitore dona all'associazione per la gestione per partecipare, a che è sufficiente e necessaria a coprire le spese dei 2 contratti delle 2 educatrici e i giocattoli, le cose per pulire e, certo, di gestione... Formazione per i ragazzi, i bambini, esatto. Abbiamo cercato di tenere la quota, cosa che comunque crea dei problemi, e per più basso possibile intendo una che aggira alla metà del range dei prezzi del nido pubblico. Immagino che sarete popolarissimi con il comune. Esatto, noi abbiamo una lunga, fortunatamente una relazione dialettica, anche se ci sono stati dei momenti, diciamo, più burrascosi, dovuti soprattutto al fatto che la giunta, soprattutto i tecnici, sono cambiati molto spesso in questi ultimi anni e quindi alcune sono poi saltate nel tempo e quindi spesso abbiamo dovuto ricominciare da zero, diciamo. Però dove siamo arrivati adesso è Maddalena, ti abbiamo persa. Maddalena, proviamo a fare, andiamo nella nostra slide, quella dopo, che vediamo le domande che, diciamo, tu volevi porre. E, sì. Nel senso che in questi 5 anni, ovviamente, loro hanno avuto un impatto positivo su alcune famiglie perché hanno risolto il problema. Maddalena, abbiamo ripreso Maddalena. Sì, sono qui. Scusa, cioè, ogni tanto sparisci, ti sentiamo un po' a tratti. Scusate, ho una connessione un po' fragile. Un po' ballerino. Quindi stavo dicendo che
quello di non sovrapporsi alla, alla terminologia, no, dei nidi, e quindi di, ci siamo definiti per bambine e bambini dagli 0 ai 3 anni, ma non come nido. Ovviamente all'interno delle diverse categorie di nido esistenti, mi sentite? Sì. Però va troppo va e viene. Comunque, sentite? Provo a riassumere io. Il punto è che dal punto di vista dei tecnici del comune, il genitore non doveva fraintendere i termini, quindi doveva confondere il servizio offerto da loro con quello dei veri nidi, tra virgolette. Dei veri nidi. Ok. Allora, fammi riassumere quello che sembra di una serie. Tra l'altro, uno pensa che questo sia un problema tipicamente italiano. Non è così. In tutta Europa è un disastro. In Inghilterra è impossibile trovare un posto al nido, tant'è che... Quasi la metà delle donne smette di lavorare quando ha un figlio, perché costa molto di meno. Questo è un problema serio anche in Italia. Quindi sì, cioè, appunto, non è una situazione solo italiana, è un problema veramente globale. Quindi sicuramente l'impatto sociale direi che è abbastanza self-evident. Allora, secondo me, se vogliamo usarlo appunto come un caso tipico, prima di andare nel chi sono i nostri stakeholder, quali outcomes, due considerazioni appunto sull'importanza della policy. Cioè, il mondo dell'impatto si scontra e si incontra sempre con l'inadeguatezza del welfare state tradizionale a incontrare le esigenze in rapido cambiamento, e anche bisognose di personalizzazione, di quella che è la società attuale. Noi abbiamo dei sistemi che sono stati concepiti all'indomani della Seconda Guerra Mondiale in un mondo che non c'entra più nulla con quello che è il mondo, di oggi. E sono quelli che in gergo europeo si chiamano le crime challenges, loro amano questi termini, che vanno dal climate change alla globalizzazione, dell'automatizzazione del lavoro al cambiamento delle strutture demografiche e della famiglia. In un mondo in cui le donne non lavoravano, chi aveva bisogno del nido? Nessuno. Oggi che la metà delle donne, grazie a Dio, lavora, diventa un imperativo. L'atteggiamento, purtroppo, del pubblico spesso è quello del mi fai concorrenza. Mi sembra di capire se è un po', il caso. Da una parte ho paura perché è un settore iper-regolamentato, lo è la salute, lo è l'infanzia, lo è la scuola. Quindi devi rispettare degli standard, quindi c'è tutto un problema di denominazioni, quindi c'è un problema anche di sicurezza, eccetera. Dall'altra vai a colmare una lacuna che io non riesco a colmare, perché c'è una questione di prezzo, mi dici, ma c'è anche una questione di disponibilità. Queste famiglie avevano provato a partecipare ad avere un posto al nido comunale, non ce n'erano abbastanza. In un paese dove tra l'altro siamo assolutamente i più bassi in Europa come tasso di nascita, quindi ti lascio immaginare, vuol dire che proprio ce ne sono quattro di asili nidi a Milano. Secondo me, diciamo, l'obiettivo, quando io immaginavo di fare dei ragionamenti su questo case study, da un certo punto di vista, la diffusione di questi esempi di autogestione rispetto a un servizio non hanno un'esigenza di monetarizzare, ma è più di diffondere questo servizio. Dall'altra, far vedere, snellire la burocrazia. E quindi snellire la Assolutamente. burocrazia, per farlo, devi fare pressione sui policy makers e dire il mio servizio ha un impatto sul territorio. Quindi è Esattamente. questo. Ma non solo, appunto, li vai a dire, è vero che tu sei un not for profit e felicemente tale, non è detto che tutto debba dare dei ritorni. Però è anche vero che il tuo modello, magari con un investimento, potrebbe essere diffuso in tutta la città, in tutta la regione, in tutta Italia, se tu sei in grado di dimostrare come funziona, perché funziona, quali sono i determinanti economici, quali sono gli impatti sociali, chiaramente aumenti le chance di far diffondere questo modello. Alla lunga questo ti cambia il welfare ed è quello che, tra l'altro, tra Milano e Torino ci sono tre centri di studi migliori d'Europa sul secondo welfare, che stanno proprio studiando queste sperimentazioni. Al confine tra il pubblico, il privato, il terzo settore, l'auto organizzato,
per capire come il welfare si sta evolvendo da un pubblico onnicomprensivo top down a due mondi che si incrociano, si scontrano, si incontrano, che probabilmente con un po' di lavoro intorno potrebbero diventare estremamente più innovativi e più efficienti entrambi. Sì. Quali tipo di indicatori pensi? Questo in realtà... Che tipo di ragionamento e che domande uno si deve secondo porre? Me, la, allora, secondo me, non secondo me, sì. Secondo la letteratura, l'esperienza, ci dicono, la prima domanda è chi sono coloro su cui la tua organizzazione ha veramente un impatto? E in questo caso direi sicuramente le famiglie, questa è l'urgenza dalla quale l'idea è partita. Cosa fanno se povere famiglie che lavorano entrambi e devono ammalare questi pupi per un tot di ore? E questo è il primo target. Non è però l'unico a cui offre un servizio, perché il secondo immediato target di cui non puoi prescindere, se no non esisteresti, sono i bambini. Tant'è che mi hai detto avete due educatrici che seguono questi 10 bambini all'anno. Quindi abbiamo due stakeholder già, le famiglie e i bambini. Il terzo è questo contrasto, probabilmente è il pubblico. Qual è l'alternativa? Cioè come ti rapporti tu, chi ha il vantaggio indiretto questa volta, che tu supplisci a qualcosa che loro non fanno? Ed è, credo in Italia, è la città, il comune che dovrebbero occuparsi dei nidi. Poi, ovviamente, si possono individuare delle categorie più allargate, perché io sono certa, avendo dato un'occhiata al sito, che voi avete anche una comunità intorno che vi dà degli spazi, che vi dà dei prodotti, del cibo, del tempo volontario, eccetera. Però di solito, soprattutto se sei una piccola Sì. organizzazione, parti con quelli fondamentali. I fondamentali, secondo me, che sono i bambini e i genitori. Un ragionamento col pubblico perché è quello che poi veramente guadagna dal punto di vista finanziario, in primis. La seconda domanda è quali sono gli impatti principali? Questa è una domanda che però devo fare a voi, perché dalla storia io vedo sicuramente un liberarsi di tempo da parte delle famiglie. Quindi un miglioramento della qualità della vita dei genitori, che poi indirettamente può avere dei risvolti sull'impiego, di solito delle donne, ma poi qui è tutto un caso. Vedo Sì. però anche un tema di educazione dei bambini e vedo un tema di comunità. Quali, cioè, la percezione di chi ci ha lavorato, quali sono, cioè, cos'è che i vostri main stakeholder raggiungono o non raggiungono, su cui voi veramente fate la differenza. Allora, io penso che le cose siano abbastanza intrecciate. È sicuramente, diciamo, il target che viene principalmente colpito positivamente madri, Madri. che ancora oggi, che le figure che ancora oggi purtroppo qualora non ci fossero le, diciamo, le possibilità di mandare il figlio a un nido, casa, sacrificando ancora oggi purtroppo, ripeto, diciamo, la propria professionalità. E quindi con questo, e immagino anche in altre parti del mondo, dopo il primo figlio. Quindi per me quello sicuramente, se vogliamo chiamarle famiglie per essere un po' più contemporanei, va bene, però teniamo conto che poi ancora su questo punto vorrei fare una parentesi, perché nel nostro caso anche rispetto a quello che si va a toccare è una composizione familiare di diciamo lavoratori nell'ambito culturale, cioè tutti quei lavoratori, quella classe di lavoratori e lavoratrici che non hanno contratti. Contratti a tempo E indeterminato, quindi freelance. Sì. Esatto. i freelance, no? Sì. Come dici tu,
prima il fatto che queste graduatorie non siano vivono un po' di questo iato enorme tra la concezione del lavoro primo novecentesco e la concezione e la realtà del lavoro esatto odierna. Quindi c'è un nodo lì molto forte e sicuramente anche questione di genere. Quindi quello è il primo target. Poi è nella costruzione del progetto, chiaramente quando poi uno incomincia a immaginare un progetto che sia più attente e quindi delle famiglie che cambiano, dei tempi di lavoro che si modificano, eccetera, eccetera, chiaramente le educative sia sulla costruzione di comunità che in qualche modo, nel senso che traggono beneficio da quella dimmi. La voce va e viene, quindi non si riesce a seguire completamente quello che stai dicendo. Però direi che è abbastanza chiaro ed è molto interessante perché è una nicchia, nel senso è un problema che riguarda tutta la popolazione femminile che lavora, accentuato dal fatto che parliamo fondamentalmente di madri, quindi questo ci dice che, vabbè, lo sapevamo già, scopriamo l'acqua calda, il maschio bianco in Italia è ancora saldamente il breadwinner della famiglia e la moglie è quella che paga prima in termini di non lavorare più. Mi dici anche che c'è una differenza tra primo e secondo figlio, quindi questo è un fattore interessante, vuol dire che una ce la fa fino a un certo punto e poi ci risa quando arriva il secondo. E questo è un dato che comunque per il policy maker è importante, vuol dire che ci sono due gap da colmare, non uno solo. E poi il terzo è il lavoro atipico, in particolare il freelancer. Ovviamente sono tutti trend in crescita, ci saranno sempre più madri che lavorano e sempre più freelance, quindi possiamo immaginare che questo modello sarà sempre più necessario. Ora, se tu dovessi immaginarti di fare una survey per capire come vai a cambiare la vita di queste madri, perché io mi figuro che tu fondamentalmente sono 10 bambini all'anno, probabilmente hai occasione di parlare molto con queste 10 mamme e quindi loro ti danno tutta una serie di informazioni che ti dicono qualitativamente come tu stai cambiando la loro vita. Questo è importante nella valutazione di impatto, perché tu puoi fare le survey e dare tutti i numerini che vuoi. La differenza vera, cioè quello che differenzia il tuo servizio da quello di chiunque altro, ovviamente è la parte qualitativa, quello che ti dicono. Questo non si usa per fare la rifortistica dei fondi di impatto o dei progetti europei, però chiaramente è sempre un box molto importante da inserire in ogni rapporto, soprattutto se tu sei come vocazione una not for profit, il grant maker legge quello, non legge noi. Quindi bisogna averli tutti e due. Se tu però dovessi pensare di fare una survey, probabilmente le domande sì o no, binario, per tenerlo più semplice possibile, è quanto il mio servizio da 0 a 10 è stato importante per consentirti di continuare a lavorare e quanto ti senti più tranquilla, cioè stai bene, quanto è il tuo benessere sapendo di lasciare il bambino in un posto di cui ti fidi. Perché questo è un altro punto, cioè da una parte c'è l'hard outcome, lavoro o non lavoro, se c'ho il pupo all'asilo lavoro, se non c'ho il pupo all'asilo non lavoro, chiamiamo l'asilo anche se non è il termine giusto. Dall'altro c'è mi sento in colpa perennemente perché non so dove lo lascio, è tutta una cosa eccetera, lo lascio in un posto che mi rispecchia, perché la mia comunità, è le persone vicine, è il mio quartiere eccetera, anche questo ha un valore, quindi secondo me andrebbe misurato. Possiamo fare il discorso sugli outcome, su come le attività si riflettono sui bambini, e anche lì ci sono dei questionari. Sulla monetizzazione, che non è necessariamente una cosa da fare, però quando si vuole andare dal regolatore a dire invece che rompermi i coglioni sul fatto che non ho un asilo, pensate a come farne di più a Milano, è importante. In questo caso hai un valore
abbastanza facilmente calcolabile, che è quello al netto del costo della quota associativa, quanto questo servizio consente alla madre, per lo più, di generare in termini di suo stipendio, il che poi si traduce in quanto lo Stato risparmia in termini di non dare a questa persona un sussidio di disoccupazione, piuttosto che in termini di prendersi le sue ricche tasse. E questo moltiplicato per chiaramente la quantità di bimbi, gli anni, eccetera. E capire ti dà anche un'evoluzione del mercato che è interessante, fatta lungo la dimensione longitudinale. Il benessere invece sarebbe tipicamente una di quelle cose che vanno calcolate con queste regressioni, che è un processo un pochino più costoso. Ci sono però i dati inglesi che possono essere usati con un po' di deadweight abbastanza bene come proxy. Vi do anche questa notizia, così andiamo a questa conclusione prima che Zoe mi uccida, che non ho messo nel risorse, ma ve la mando via mail. Si sta facendo anche in Italia. In Italia si sta con il Politecnico, lo stiamo facendo noi insieme a Tiresia, che è l'Istituto dell'Innovazione Sociale del Politecnico di Milano. Stiamo cercando di determinare una quarantina di outcome che sono quelli appunto più diffusi in base alla nostra conoscenza del secondo welfare, delle lacune del welfare pubblico, tra cui a questo punto c'è anche quello delle madri che non hanno da dove lasciare i bambini e i genitori, che poi spesso sono schiacciate tra le due incompetenze, bambini piccolissimi e genitori vecchissimi. E faremo il valore in termini di benessere delle madri che trovano una soluzione a questo problema e in termini di risparmi per lo Stato nel ottenere o non ottenere. E contiamo all'inizio del 2019 di venire fuori con questo framework, di rilasciarlo totalmente open source, se Dio vuole, e chiederemo l'aiuto di tutte le comunità per diffonderlo. Perché l'idea è che se vogliamo che il policy makers ci incoraggi invece che cassarcele queste iniziative, bisogna anche costruire un consenso, un consenso che deve essere largo e ampio. Benissimo, io direi grazie Maddalena, secondo me adesso passiamo nella parte di domande grazie e risposte. Grazie a voi. Domande e risposte, quindi anche su se domande, alcune sono in chat, state fatte durante, mentre parlava Fiorenza. Se Serena vuoi... Sì, abbiamo una domanda di Roberta Loreti che chiede, poi anche io ho una domanda, ne ho due, ma dipende dal tempo che abbiamo a disposizione. Roberta chiede se ci sono standard che permettono un benchmarking, un'analisi comparativa della digital social innovation tra i paesi europei. Abbiamo 12 minuti per le domande, quindi poi se qualcuno anche vuole intervenire a voce, se gli viene in mente mentre stiamo parlando di qualcosa, si faccia avanti. Ma in relazione, adesso magari chiedo di riformularla, in relazione alla misurazione di impatto, se esistono delle risorse che spiegano forse tra diversi paesi europei. Ci sono, allora, non c'è un serio benchmark perché non c'è assolutamente agreement su come definire l'innovazione sociale digitale. Se non l'avete fatto, leggetevi una cosa bellissima che ha scritto Zoe su cosa non è l'innovazione sociale digitale, che è un po' una serie di riflessioni che tutte noi di questa sfera facciamo. Proprio perché è un'iniziativa molto supportata a livello europeo, tutti i progetti hanno l'obbligo di fare un po' di valutazione. Quindi sappiamo, ad esempio, gli output tipicamente, quanti progetti di innovazione sociale digitale europei, non sono tutti, vengono fondati in quali paesi, con quanti soldi, quanto durano, quanto sopravvivono alla finire del grant europeo. Ci sono anche dei progetti che hanno fatto un tentativo di misurazione invece dell'impatto vero e proprio dei CAPS, che sono la prima formulazione dei progetti di Digital Social Innovation, e che la seguono in base a criteri di governance ambientali, in parte sociali, però non hanno il benchmark dei paesi, non credo sia possibile comparare. Ci sono molti progetti che vanno a mappare
il landscape dell'innovazione sociale digitale in Europa e che ci dicono se sono stati fatti degli impact assessment o no. Uno l'ho seguito io personalmente, che è un progetto di JRC con il simpaticissimo titolo che vi viene voglia di andarlo a vedere, che è ICT Enabled Social Innovation in Support of the Social Investment Package. Vabbè, e ha un dataset di 800 casi di innovazione sociale e digitale, soprattutto europea, però ancora una volta non ha un benchmark, non ci dà dei dati sicuri su chi fa meglio cosa, ci dà delle indicazioni. La comparabilità non è ancora qualcosa di, come dire, neanche prevedibile a breve termine, forse non è neanche giusto che lo sia. Però ci sono comunque un po' di informazioni, sempre di più. Sì, possiamo, sì, ci chiedono se lo possiamo scrivere riferimento qui nella chat, certo. Lo mettiamo dopo. Non lo so, perché devo confessare che ho parlato molto velocemente. Ma nel frattempo magari una risorsa era sull'index di DSI Scale, che non riguarda la misurazione dell'impatto, però al termine del progetto nel 2019 DSI Scale, che è il progetto Digital Social for EU, rilascerà un index che permetterà di vedere nei paesi chi sta facendo meglio o peggio, e verrà rilasciato nell'aprile 2019. Forse questo si avvicina a quello che può essere uno strumento di comparazione, ed è un indice per paesi in Europa su chi sta facendo meglio in termini di innovazione sociale e digitale, ma non in misura, non basato su solamente su diciamo misurazione di impatto, ma tutto su una serie di valori che vengono anche da, insomma, dall'analisi dei social media. Sono, verranno pubblicati anche i criteri con i quali viene fatto l'impatto, l'indice. La risorsa la pubblichiamo. Invece io avevo una domanda che mi chiedevo, sono rimasta sorpresa di questa cosa che hai detto, che la misurazione di impatto era basata su un modello di business in cui uno la vendeva come consulenza privata. Mi chiedevo se conoscessi chi sta lavorando propriamente, a prescindere da questo progetto che hai appena menzionato, alla progettazione di tool che semplificano in maniera un po' di fai da te la misurazione dell'impatto, perché essendo comunque così ampio, capire se ci sono degli strumenti online o anche solo delle liste o qualcosa che possa essere accessibile per chi non è un espertone in ambito sia economico che di tutte le altre misure. Serena, ti dico molto sinceramente, c'è poco, veramente poco. Dobbiamo fare. Vi ho lasciato nella bibliografia, quelle avevo controllato, un po' di risorse. Secondo me ci sono delle risorse molto interessanti nei siti legati allo SROI, è sicuramente la metodologia più aperta. In UK si chiama Social Value UK e c'è proprio un database che dà tutti gli outcome che sono open source, che sono stati utilizzati per fare delle misurazioni di impatto in UK, e tutta una serie di report. In Italia c'è questa Human Foundation, di cui il presidente è Giovanna Melandri, che sta cercando di replicare questo lavoro anche in Italia. Siamo molto più indietro, però è quantomeno un mindset aperto. Il software nella misurazione di impatto fondamentalmente non esiste. Usiamo tutti dei grandi Excel sheet. Si incomincia a fare un po' di network and sentiment analysis su big data, però è molto borderline Cambridge Analytica, quindi diciamo che è ancora un po' in theory. Dei tool che ti dico ti possono dare dei modelli, sì, in SROI se ne trovano vari, un software da utilizzare per fare le valutazioni push the bottom, exit impact, non esistono. No, no, chiaro, quello non immaginavo, avevo più in mente strumenti, non so come... che ti aiutano nella progettazione, come il DIY, l'ho postato qui sopra per chi non lo conosce, DIY Toolkit, che è un toolkit di Nesta per capire come fare dal lato della progettazione, però è qualcosa di semplificato per farti capire quali sono i passetti che devi fare, almeno presentato. Questo, secondo me, lo SROI dovrebbe fare, quantomeno
i passetti ce li ha, la monetizzazione è sempre difficile da fare se non l'hai mai fatto, però con un po' di coraggio le guidance ci sono. Ok, e se ancora un'altra domanda, e se come dire, tutte queste, a prescindere dalla parte quella un po' più monetaria, che è un po' più complicata, però lei ha accennato un minimo, non so se è nelle risorse, se si possono anticipare in fase di progettazione, quindi fare design by impact, se ci sono risorse o esistono metodologie, a me vengono in mente comunque molte metodi legati al design thinking, per esempio, ti aiutano a prefigurare tutta una serie di problemi. Se esistono, se conosci o non è ancora stato applicato, insomma, come il panorama di chi sta cercando di integrare l'impatto nella fase precedente, quindi di non fare una misurazione a posteriori, ma di anticipare quelle che sono tutta la misurazione di impatto a priori. Assolutamente sì, in realtà, scusami, errore mio, mi sono dimenticata di dirlo, e tutte queste metodologie hanno sempre un ex ante e un ex post. Cioè, allora, anche lo SROI usa la stessa metodologia per cercare di proiettare quello che potrebbe essere l'impatto e poi per misurarlo e vedere quanto lontano o vicino vai rispetto agli obiettivi che ti eri dato. Ancora una volta ci sono metodi più o meno sofisticati, è ovvio che se fai un simulation e modeling basato su big data hai un forecasting power superiore che se fai un mapping degli stakeholder usando tecniche di design thinking soprattutto e parlando con gli stakeholder e facendo un po' di desk research su temi simili, però in tutti e due i casi c'è sempre una fase di progettazione ex ante in cui soprattutto ti chiedi chi sono, per chi vuoi fare una differenza, quali sono gli obiettivi, magari basato sul tuo storico precedente, che ha senso porsi, e come vai a misurare il raggiungimento o meno di questi obiettivi in modo da poter ritargare o le azioni o gli obiettivi se non riesci a capire quali sono le ragioni per cui non li raggiungi. Anche qui, più o meno nelle risorse, tutte queste metodologie hanno la loro parte ex ante, che è molto, se tu vuoi, anche forse un po' troppo esasperata in alcuni fondi di impact investing, perché lì chiaramente se poi fai male il forecasting e fallisci gli obiettivi, non prendi il carry interest. Quindi il rischio è che poi ci sia una iperfinanzializzazione, che secondo me è un errore anche quello, che è la ragione per cui io penso sia molto importante tenere sempre una parte qualitativa rispetto a queste valutazioni, cioè di vero parlare con le persone, nonostante tutto, per capire se poi a livello peer-to-peer stai facendo una differenza veramente, al di là del fatto o non fatto, sì Certo, c'era Carlo Ferretti che rispetto alla mia richiesta di informazioni su Toolkit dice che c'è un toolkit basilare di Europeana sul no. social impact nel cultural heritage. Fantastico, devo dire che non l'avevo visto, lo guardo. Una bella risorsa. Ci sono altre domande? Altre domande dal pubblico? No. No, sembra di no. Allora andiamo nelle risorse, vuoi dirci un attimo le risorse Sì, in realtà c'è un po' in italiano, un po' in sì, inglese? abbiamo cercato di trovarne un po' in inglese, in realtà mi rendo conto che non mi ha messo lo SROI, va bene, le risorse posso riservarmi di rimandarvelo un attimo aggiornate, però diciamo che sulla parte inglese, che è quella che usiamo veramente, è Big Society Capital, è stato il wholesaler capitalizzato con fondi dormienti, 600 milioni di fondi ad impatto, creato prima che esistesse un mercato. Quindi si sono resi conto che effettivamente dovevano mettere anche del capacity building, e hanno incominciato a premere molto sulla creazione di framework di impatto con diversa complessità a seconda delle dimensioni delle organizzazioni. E questo è un case study che dà un po' di spaccati di come possono essere diverse le misurazioni a seconda anche del settore. Di queste ce ne sono un po', e anche qui misto europeo, americano,
a seconda quali sono le organizzazioni o le città o le grandi compagnie o il terzo settore. E poi c'è questa della London School, che è abbastanza recente, che vi dà un po' uno spaccato dei pro e cons delle diverse metodologie, quelle più applicate fino a questo momento. Questi sono... sì, è interessante perché ti dà la prospettiva di come non si misuri per misurare, ma pian piano... Le organizzazioni, quando li imponi di misurare l'impatto, di solito vanno giù di testa, sono molto scocciate, perché gli dai un lavoro in più, le risorse sono già poche, quindi la prima reazione è veramente ostica tante volte, e poi sembra che gli insegni come fare il loro lavoro, cioè, quindi si sentono anche offesi in parte. Come dopo un po' riesci a convincere del fatto che invece sia uno strumento di miglioramento, efficientamento, ma anche di realizzazione di quanto sei bravi tante volte, e come ti porti anche a fare il sistema. Questi casi sono divertenti da quel punto di vista lì. Ci sono un po' di video sulla questione della comunicazione, di perché manca una comunità intorno all'impact assessment, che in Europa deve ancora arrivare, invece negli States ci stanno ragionando ancora da anni, però non sono riusciti a farlo, quindi non so. E poi ci sono un po' di pubblicazione di Cressy, un progetto europeo sempre che ha guardato a tutto lo spazio dell'innovazione sociale e anche dei sia concetti di innovazione sociale che di misurazione dell'innovazione sociale alternativi a quelli mainstream, di cui io vi ho parlato oggi, perché bisogna poi sempre tenere in conto come si rischia la iperfinanzializzazione, si rischia di perdere le voci poi dei beneficiari, quindi le minoranze, gli ammalati, i disabili, nessuno li ascolta molto in queste valutazioni e ci vogliono anche contraltare da questo punto di vista. Questo SVB Value Calculator è il rapporto più completo che c'è sul Wellbeing Evaluation Method, dove trovate anche un po' di surveys e di esempi di come questo è stato fatto da Symmetrica, con spin-off di Oxford, che è quello che ha elaborato veramente questo metodo per il governo inglese, poi australiano, tutto il Commonwealth, sapete come fanno loro. Non mollano però il valore dei benefici primari e secondari, degli outcome, perché anche loro costruiscono il loro business model. Tra l'altro ve la do come informazione, così per calcolare il valore di 35 outcome, una società di consulenza inglese chiede quasi 300.000 euro. Una follia, ovviamente. E poi ci sono un po' di report italiani su quello che stanno facendo Banca e COP4B, e secondo me vi danno un po' l'idea di quanto indietro siamo, se proprio non lo ripeterò. Ah, sono registrata, vabbè, spero non circoli molto, però ecco, si può fare molto, molto di meglio. Ovviamente, come dicevamo prima, sempre meglio di niente. Però ecco, un campo dove c'è tanto da fare e c'è tanto da innovare, perché tutta sta roba qui in realtà è veramente roba vecchia dal punto di vista delle metodologie. E c'è bisogno di digital social innovation anche sulla misurazione di impatto. Certo. Ottimo. Grazie, grazie mille Fiorenza. Non so, un sacco di cose in più. Io adesso passerei un secondo alla parte di feedback di chi sta ascoltando, quindi chiuderei un attimo queste slide, stop share, e aprirei di nuovo le altre per fare i titoli di chiusura. Ecco, quindi questo lo chiudo, apro, share screen. E ecco. Queste sono invece, diciamo, le domande che come we make, come organizzatori di questo webinar, di questo primo webinar, vorremmo porre chi è rimasto con noi fino ad adesso e chi ascolterà anche questo video in forma registrata. Quindi, quale concetto o risorsa condivisa in questo webinar pensi di poter usare nel tuo progetto o nella tua pratica? Se invece non avete un progetto vostro, quali sono i progetti di innovazione sociale digitale che vi sono venuti in mente, che conoscete, che potrebbero beneficiare di queste risorse?
Se avete già qualche feedback da dare adesso nel video, bene, altrimenti va benissimo anche un messaggio email. Tu, Serena, volevi aggiungere qualcosa rispetto a questo? No, sei muta? In realtà c'era una slide aggiornata con un Google Form, ma posso condividerlo successivamente per chi vuole riflettere su queste domande successivamente. Ah, lo mandiamo via mail. C'era anche un form, no, lo possiamo, visto che abbiamo ancora 8 minuti, c'è già un feedback. Lo metti in chat? Lo metto in chat, sì. Ok. L'altra cosa, appuntamenti futuri, il prossimo appuntamento è il 12 luglio, è stata inoltrata con Marco Giovannone, che ci racconterà, diciamo, in che modo l'architettura e il design ci aiutano alla creazione di comunità, e quindi ragioniamo sul welfare in un altro modo, da un diverso punto di vista. Quindi vi invito a, se volete partecipare, iscrivervi o condividerlo alle persone che potrebbero essere interessate, quindi co-working, spazi di condivisione, spazi di, in cui si è creata una comunità con uno spazio fisico. Secondo me anche sopra sotto potrebbe essere assolutamente sì, cui, fisico e mentale. Esatto, fisico e mentale. Io... Niente, direi che siamo arrivati alla fine. Io ringrazio Fiorenza, grazie a voi mille. Per la pazienza, venerdì eroico. Adesso possiamo, diciamo, dedicarci al weekend. Ringrazio anche Serena, Maddalena che ha contribuito, e ci vediamo la prossima volta. Grazie a voi. Grazie.